Era il periodo che noi eravamo andati in gita a San Marino. Me lo ricordo perché in quell'anno ci sono stati tanti di quei casini. E uno di questi fu che spararono in testa proprio a un professore, no? Il più bello di tutti, quello pelato, con la testa a palla di biliardo proprio spettacolare. Grippo, il nome, giusto per... E allora praticamente cosa successe? Che noi portammo questa pistola, erano loro due. Ecco perché sono ritornato al discorso che poi è venuto qua, che tornava indietro al fatto di San Marino, insomma, che era qua. Praticamente c'era sto tipo che aveva portato la pistola ed era un banco a tre, faceva così. Allora, un banco a tre che c'erano uno, due, tre persone di calibri, di cui il primo sulla destra c'aveva la pistola, in mezzo c'era il deficiente di turno. A questa sinistra, al terzo posto partendo da destra, primo posto partendo da sinistra, chiaro, c'era questo tipo che era il complice, l'autore del crimine. Cosa successe? Allora, sto prof era un tipo un po' particolare, non mi dovrei prestare gli occhiali perché sennò è un casino, non lo posso. Comunque, portiamo sta pistola, il tizio si siede a guardarsi le sue figure perché senza figure muore. Tipo i fumetti, e quest'altro prende parte per mantenere un po' il microfono, che parte che deve andare a vedere un po' la pistola. Comincia con il suo modo di fare da ingegnere, da professionista. Piglia sta pistola, non ce l'abbiamo nella pistola, non ce l'abbiamo. Comincia a capire che non vede, si mette gli occhiali. Ah, ecco, ciao. Abbiamo la pistola. Insomma, la macchinetta per lo scotch. Allora, stavamo dicendo. Parte con suo fare per vedere sta pistola e si accorge che gli mancano gli occhiali, non ci vedeva da vicino. Allora si ferma un attimo, piglia gli occhiali, alzo lo sguardo. E adesso, molto contento della sua possibilità di vedere, di scrutare in ogni minimo particolare, ricomincia a vedere la pistola. Belles. Belles. Anche a un certo punto gli comincia a smontare un po' tutti i pezzi, perché lui sa tutto, ingegnere, eh? Smonta tutti i pezzi, li poggia lì. Li poggia lì, la pistola praticamente va a finire sul banco in questo modo qua, qualcosa del genere, non mi ricordo porca miseria. E ricomincia lì che fa vedere che... Mizze, erano caduti tutti i colpi, cioè se ce n'era qualcuno dentro io lo vedevo palleggiare a terra, non c'era, era scarica. E tra l'altro c'era la sicura perché lui, previdente di qualsiasi eventualità pericolosa, non è scarica, mettetela sicura. Praticamente... Io sto lì, questo è il banco, alla fine la pistola sparisce e vedi che questo tutto atto a guardare, 1, 2, 3, ce l'aveva quello. Con una musichetta di sottofondo tipo, non lo so, qualcosa di pericoloso. Quando lo sguardo dei due si incrociarono proprio così. La pistola finì in alto, si sentì solo un botto, qualcosa, tutù. E a un certo punto vado io dal banco lì davanti e dico, Mizz, ma vedi che gli ha sparato in testa? Allora, minchia, va questo. Dove sono gli occhiali? Sei un cretino! 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 Ma non sono stato io, non sono stato io, non sono stato io, non sono stato io, non sono stato io! Ma la cosa più bella fu questa, cazzo, che questo se ne esce in balia del sangue che gli stava uscita al centro della testa ovale, che poi era una palla da biliardo, quindi immaginatevi la scena, un pelato sparato al centro della testa, col sangue che gli cola,
Una candela che sta a piglia fuoco, se ne esce, sbatte la porta. Il professore sordo. Ragazzi, ma basta, e che state ridendo? Che è successo? Professore, ma niente, niente. Io piangevo dalle risate, ero morto, proprio morto, ma proprio completamente morto. Ma questo viene vicino. Arriva, basta, smettila di ridere, hai capito? Che se no ti metto la no. Presso, ma smettila di ridere, ma tu sei accorto che è successo? No, ma che è successo? Grippo se n'è andato, ha sbattuto la porta, mi sono girato. Mi sa che abbiamo sparato in testa. Ma quando? Mo' gli abbiamo sparato in testa, proprio mo'. Ma se n'è un caso strano, beh, non è possibile. Cazzo, un secondo dopo entra di nuovo il prof, questa volta con modo calmo perché per le sue vigenti malattie al cuore, 7000 bypass, non lo so quanti cazzo ce n'ha, vaffanculo. Entra, pelato con un... Adesso non lo posso fare perfettamente, però comunque c'aveva la mano sul cuore, la mano qui sulla testa con un fazzoletto rimediato, magari carta igienica, che poi sembravano i pezzettini incollati, insomma. Entravo così con passo fulmineo. Ah, sto prof, che bello, lui c'ha una chioma che altro che Prince Princeton e tutti quegli altri cazzoni lì, no? E gli fa: Angelo, ma chi ti hanno sparato in testa? Eh sì, questi sono dei cretini, mi hanno sparato in testa. Ah sì, Angelo, dai, se tu c'avevi tutti i capelli che tengo io in testa, a quest'ora non ti eri fatto niente. Si gira con modo sguardo che cambia, pietrificato. Sei proprio uno stronzo. E questo era l'andazzo più che altro che ci stava nella scuola mia. Ma no, è peggio. Ora vado al lavoro, ma quanta gente che troviamo. Allora, siamo lì. Quando vedi che ci arriva il vecchietto col bastone che l'altra volta ci lincia. Oh, dovete andare fuori da casa mia! E quando invece magari stai in giro trovi uno che non si capisce un cazzo di quello che dici, ma davvero che non si capisce un cazzo. Allora noi l'antenna te la mettiamo lì fuori sul balcone, una staffa dritta, antenna rotonda, il filo è filo e il buco insomma con la punta si fa, no? So. Come scusa? So. Che ha detto? Ah, so, foto. Minchia, cazzo, ci vuole dire... Ma mi scusi, non ho capito, c'è qualche problema? So, fate foto. Che cazzo sta a dire, Manuela? Che dice qui? Piglia, vedi che gli arriva la moglie. No, no, quello non parla tanto bene, comunque intende che dovete fare. Ah, meno male, per arrivare a decodificatore, perché sennò è un casino.